Allora, tanto per metterci alla prova, io vi proporrei di provare a fare questo esercizio. Questo è un classico esempio che se provate a farlo senza usare la ricorsione, spendete tutto quello che avete in fastidio per le mal di testa. Invece con la ricorsione dovremmo forse riuscire a cavarcela in modo abbastanza rapido, se non indolore. Indolore no di sicuro, ma rapido. Cioè, il problema è, data una parola, trovare tutti le possibili anagrammi della parola stessa. Dove con anagramma ovviamente si intende una nuova parola che abbia le stesse lettere ma disposte in un ordine diverso. Parlando in termini combinatori, dobbiamo trovare tutte le permutazioni delle lettere che compongono una parola. Quindi se la parola fosse dog e la parola di tramezzo l'ho scelta corta apposta, tralasciando la maiuscola, quindi portando tutto in minuscola, tutto in maiuscola, perché non ci interessa fare la D scritta maiuscola apposta per ricordarmi di ignorare il fatto che siano diverse, le maiuscole e le minuscole, e ottengo sei modi diversi di disporre le lettere della parola dog. Allora, quello è il problema. Il problema è trovare tutti gli anagrammi della parola dog. Qui siamo un po' alle mille cielo. Da dove parto? Come faccio? Allora, non c'è una idea. Vabbè, senti, prima troviamo tutti gli anagrammi che cominciano con la T. Quindi partizioniamo lo stato di tutti i possibili anagrammi prendendo quelli che iniziano con la prima lettera. Poi prenderemo tutti quelli che iniziano con la seconda lettera. Poi prenderemo tutti quelli che iniziano con la terza lettera. E quali sono tutti gli anagrammi che iniziano con la prima lettera? Beh, sono la prima lettera a cui aggiungo tutti gli anagrammi possibili fatti con le lettere rimanenti. Detto così l'ho risolto. Io mi sono immaginato, la prima volta che lo faccio io, uno schema ricorsivo di questo genere. Io mi immagino una ricorsione con due variabili che mi porto avanti. Una variabile che ho messo nella casellina di sopra, che è la parte di parola, di anagramma che ho già costruito. All'inizio, vuota, non c'è. Nell'altra parte sotto ho un insieme di lettere che devo ancora considerare. All'inizio le devo ancora considerare tutte, perché nessuna di queste è ancora stata inserita nell'anagramma che sto costruendo. Questo è il mio problema. Il problema lo posso partizionare dicendo, va bene, comincio a costruire una parola, la comincio a costruire tutti gli anagrammi dividendoli in tre grossi gruppi, quelli che iniziano con D, quelli che iniziano con O, quelli che iniziano con G. Quindi mi costruisco dei sottoproblemi. Ciascuno dei sottoproblemi avrà due caratteristiche che lo individuano. La parte di parola, la parte di anagramma che è già stata fissata, cioè tutti quelli inizieranno con la D, e l'insieme delle lettere che devo ancora giocarmi, che devo ancora usare per completare la parola, perché poi alla fine le dovrò usare tutte le lettere. E quindi ho partizionato il problema in tre sottoproblemi. Sono più piccoli di quelli di partenza? Sì, perché le lettere da disporre qua sono solamente due, mentre là sopra erano tre. Quindi qua sotto dovrò trovare tutti gli anagrammi della parola OG. E una volta che ho trovato tutti gli anagrammi della parola OG, ci schiaffa davanti la D. D è l'anagramma di OG. Quindi il passo di divide è
prendi il problema e crea tre sottoproblemi, per ciascuno dei quali identifichi già la lettera iniziale e calcoli quali sono le lettere rimanenti ancora da mettere in gioco. Questa è la parte di divisione. Complessità sarà un O di N, no? Se ho tre parole, devo creare tre sottoproblemi, devo prendere tre volte, una per volta, le tre lettere. Poi ciascun sottoproblema a sua volta dovrà trovare gli anagrammi, questa volta di due lettere. Quindi da qua cosa farò? Applicherò la stessa cosa. Questo è un problema. Divido in sottoproblemi. Quanti? Beh, stavolta due sottoproblemi, perché avendo due lettere da giocarmi, farò gli anagrammi che iniziano con O e gli anagrammi che iniziano con G. Iniziano, ben inteso, dopo la D che ho già, che mi porto dietro. Quindi la D ce l'ho già, ci aggiungo la O, di O. Mi rimane da giocare ancora una lettera. La D ce l'ho già, ci aggiungo la G. Mi rimane a giocare la lettera O. Quindi quest'altro problema viene diviso in due sottoproblemi. E ciascuno di questi due sottoproblemi a sua volta può essere diviso in un sottoproblema ancora, sottoproblema. Uno perché la lettera da giocare è una sola. Allora quindi dico, qual è l'insieme di anagrammi della lettera G? Sottoproblema. Prendo la lettera, trovo tutti quelli che iniziano con la G. Mi sento un po' scemo a dirlo, eh? L'insieme di anagrammi della lettera G, beh, creiamo un sottoinsieme di tali anagrammi che iniziano con la G e che poi combinino nessuna delle lettere restanti, cioè nessuna. Questa è la descrizione di questo problema, sottoproblema qua. Ma a questo punto, quando le lettere ancora da anagrammare non ci sono più, ciò che ho nella parte sopra è una parola completa, un anagramma completo. È più facile da scrivere che da spiegare, perché si attorciglia la lingua in questa ricorsione. E beh, questo è l'albero completo delle chiamate. Lo sforzo che dobbiamo fare è di vivere, pensare come se fossimo qua. Non all'inizio, non alla fine. Poi dopo li dobbiamo sempre considerare come caso particolare per iniziare e per terminare. Però l'impostazione della ricorsione dobbiamo immaginarci di essere a metà. Un po' di frase è già fatta, un po' di parole è già fatta, un po' rimane da fare. Se è chiaro il meccanismo, io mi metto qua e basta. Tutto il resto non mi interessa. Mi hanno dato questo compito, il mio scopo è di partizionare questo compito in sottocompiti. Decido quali sono le variabili della mia funzione che contengono la stringa sopra, decido quali sono le variabili che contengono le lettere ancora da posizionare, userò delle liste, userò dei set, userò delle stringhe, non lo so, ognuno di noi probabilmente userà una cosa diversa, ma va bene. L'importante è che mi arriva dell'informazione fatta in un certo modo. E io faccio due chiamate, 2, 3, 4, 7 chiamate ricorsive, passando l'informazione modificata in modo opportuno. Fine. Questo è lo schema principale, lo sforzo concettuale principale. Dopodiché, confronto a quello, c'è un micro sforzo concettualino, che è quello di dire, quando non ho più niente, ritorno a questa parola che ho trovato, che ormai mi è già stata passata già bene che fatta. Ma questo lo vedo, viene naturale una volta che c'è il codice fatto. Vi convince questo schema? Allora, vi do un po' di tempo così provate a farlo. Poi ci confrontiamo. Ah, io qui sono partito dal main. Giusto per metterci d'accordo sull'interfaccia che deve avere la nostra classe o la nostra soluzione. Io ho immaginato di avere una classe Anagram che abbia un metodo getAnagrams che riceve come parametro una stringa
e restituisce una lista di stringhe. Banale, no? Se volete. Ma perché spesso l'interfaccia esterna dell'algoritmo è diversa, è più semplice rispetto a quello che è la chiamata ricorsiva vera e propria. Cioè, se nella chiamata ricorsiva c'è la parola, le lettere, ancora insomma da gestire, da anagrammare, all'esterno, al main, diciamo, tutto questo non interessa. Quindi io mi immaginavo una classe che avesse questo metodo pubblico getAnagrams, che per ora è vuoto, e poi magari avrà un metodo privato che è la vera procedura ricorsiva. E a questo punto, se la procedura ricorsiva ha bisogno di dati di appoggio, e ne avrà, li può mettere come variabili di distanza private di questa classe. Okay, quindi anziché mettere tutto nel main, mescolando un po' il tutto, cerchiamo di separare bene quello che è l'interfaccia esterna dell'algoritmo da tutte le variabili d'appoggio che deve avere. Questo solo come a livello di metodo. Poi a livello di algoritmo vi lascio ancora tranquilli un attimo. Allora, partiamo dalla nostra idea di diagramma, no? Abbiamo uno schema di soluzione ricorsivo che si basa su queste due informazioni, il pezzo di parola già costruito e le lettere ancora da visionare. Questi sono valori che sono specifici di ogni chiamata, ognuno di questi scatolini qua in realtà è una chiamata a una funzione, alla stessa funzione. Sono tutte chiamate alla stessa funzione che vedono però parametri ogni volta diversi, valori ogni volta diversi. Quindi questi due sono i due parametri di chiamata della funzione. Il primo potrebbe essere ad esempio una stringa, il secondo potrebbe essere di nuovo una stringa o una lista di stringhe, ciascuna di una lettera sola, adesso possiamo decidere come volete. Quindi ogni funzione riceve queste due informazioni dal punto di vista della funzione ricorsiva e il suo scopo nella vita è quello di prendere ognuna delle lettere una per una del secondo parametro e metterle davanti, cioè davanti, appenderle in fondo una per volta alla stringa che è il primo parametro, tutto lì. Quindi pensiamo prima alla funzione ricorsiva. Per ora metto void perché non so ancora cosa ritorno. Infatti, che cosa ritorna la funzione me ne preoccupo quando vado a considerare i casi terminali. Però preoccupiamoci per prima dello schema di ricorsione. No? Allora, prendiamo una funzione che posso chiamare anagram, nel senso si chiamano tutte anagram, non mi piace, allora ricorsiva, ricorri, no? Il verbo, fai ricorsione, in italiano non c'è il verbo ricorre. E cosa fa questa funzione? Riceve due parametri, abbiamo detto, la stringa che corrisponde al pezzo di parola già costruito. E il secondo parametro è l'elenco delle lettere ancora da considerare. Pensiamo che sia una lista? Quindi, cosa fa questa funzione? Diciamocelo ancora una volta. Questa volta diciamocelo per iscritto. Funzione ricorsiva per il calcolo degli anagrammi. Vedi le slide.
pure le slide, così sappiamo cosa fare. Chiudo torno. Riceve la parte iniziale dell'anagramma che è già stato definito nei livelli ricorsivi superiori, e l'insieme è la lista delle lettere che sono ancora da anagrammare. E poi cosa fa questo? Prende una per una tali lettere, le aggiunge alla parola e lancia la ricorsione. Quindi word è il prefisso di parola già definito e letters sono le lettere ancora da inserire. C'è ancora un caso da definire, è quando non ci sono più lettere da inserire, virgola, anagramma è completo, con la L, e puntini puntini decidiamo dopo cosa fare. Come dicevo, concentriamoci sul passo centrale della ricorsione, poi l'inizio e la fine li sistemiamo dopo. Allora, detto così, prende una per una tra le lettere, aggiunge la parola e lancia la ricorsione, è quasi banale. Cosa devo fare? Devo prendere una per una queste lettere, for string letter, due punti, letters. Per ciascuna di queste lettere devo chiamare la funzione ricorsiva passandogli che cosa? Il primo parametro che cos'è? La parola più la lettera, giusto? Word più letter. Il secondo parametro ci dà un microsecondo in più da pensare, perché devo costruire l'insieme delle lettere a cui ho tolto questa però. Potrebbe essere letters.remove di letter. Occhio però che se faccio così non posso modificare questa collection perché mi è stata passata come riferimento dal mio chiamante. Quindi se vado a modificare questo, vado a modificare quello del chiamante, che potrebbe non avere tanto, non essere tanto d'accordo. Quindi me ne devo fare una copia locale. Ok? Quindi prima di tutto mi faccio la mia copia delle lettere, una diversa per ogni chiamata ricorsiva, perché sono tutti insiemi diversi tra di loro, no? L'abbiamo visto nelle slide, ogni chiamata ha un suo insieme di letterine che è diverso da quello degli altri. Quindi una nostra lista di string, subset, lo inizializziamo come una linked list di letters, quindi mettiamo java.util dove serve, questo è un costruttore in cui costruisco una nuova linked list string ovviamente, del tipo giusto, e nel costruttore passo tra parentesi il nome di un'altra collection, quindi lui non costruisce una collection vuota, ma ne costruisce una copiandoci dentro gli elementi che già c'erano. Okay? E a questo tolgo remove
letter. E quindi passerò la funzione ricorsiva di sottoinsieme. Quindi, ora la parola è già fatta. Le lettere ancora da posizionare. Prendo una per una le lettere di questa lista, mi costruisco una lista più corta di lettere che non contiene quella che sto considerando, quindi deve essere tutte e poi conto quella. E poi, a questo punto, chiamo la procedura ricorsiva passando i due parametri modificati, la parola a cui ho aggiunto la lettera, e l'insieme delle lettere mancanti a cui ho aggiunto la lettera. Poi ci sono altri 12.000 modi forse di organizzare, anziché le liste, le stringhe, fare degli array, fare... non importa. Ho finito, tra virgolette. Ho un meccanismo che mi permette di passare da una chiamata a un insieme di chiamate su un problema più piccolo. Perché questo subset... ogni volta si riduce di uno. Qui siamo in un caso come complessità simile Fibonacci, eh? Perché vedete che dato un problema, una parola di 8 lettere, faccio 8 chiamate ricorsive con un problema che è di 7 lettere solamente, quindi la dimensione del sottoproblema, dicevamo con n grande, è praticamente simile a quella del problema iniziale. Quindi ci sarà da aspettarsi una complessità di tipo esponenziale, ma è normale perché gli anagrammi di una parola di 8 lettere sono 8 fattoriale, parole diverse. Questa è proprio la natura del problema, se devo calcolare 8 fattoriale cose avrò bisogno di un tempo che è fattoriale nel numero di elementi, non è colpa di nessuno, non mi spavento. Adesso questa ricorsione, poveretta, va avanti... all'infinito, no, non va avanti all'infinito in realtà, nel senso che lei fa il suo lavoro ma ci lascia un pochino a bocca asciutta perché non ci dà nessun risultato. Non va avanti all'infinito perché? Perché ogni volta io creo una nuova lista a cui di nuovo una lettera. Arriverà a un certo punto in cui questa lista contiene una lettera sola, la rimuovo, e quando chiamo ricorsivamente questa lista sarà non nulla, sarà vuota, non terrà zero elementi. Allora questo ciclo for non farà nulla ed esce. Quindi di fatto avremo esplorato tutti gli anagrammi possibili senza però salvarli da nessuna parte. Per salvarli ci serve il controllo dei casi terminali. Cosa capita se non ho più lettere da posizionare? Qual è il mio caso per terminale? Quello in cui non ho più lettere da posizionare. If letter.size di 0 sono nel caso terminale. Anagramma completo. E cosa la faccio di questo anagramma? Dove lo metto? Beh, un modo semplice è quello di definirci a livello di classe una lista in cui ogni volta che ne trovo uno lo appendo in fondo. Quindi possiamo dire che a livello di classe definiamo una lista di string che è il risultato. Quindi a questo punto result. A questo punto quando lo trovo semplicemente faccio un result.add di cosa? Di word, la parola che mi è già arrivata, già belle che fatta. Altrimenti ho il caso normale, il caso ricorsivo, quello che avevo scritto prima, che a questo punto si indenta di un livello in più.
Adesso, nel caso terminale abbiamo detto che quando questa procedura ricorsiva si esaurirà, farà tutti i percorsi che deve fare, poi finisce, dentro questa lista result ci saranno state aggiunte via via tutte le parole. Quindi adesso ci preoccupiamo, quindi qua ci siamo preoccupati del caso intermedio, qua ci siamo preoccupati del caso terminale, adesso preoccupiamoci del caso iniziale, tornando dove? Alla funzione pubblica, che deve fare due cose, preparare la prima chiamata ricorsiva, dopodiché la ricorsione va avanti da sola, e raccogliere i risultati restituendo la chiamante. Allora, raccogliere i risultati restituendo la chiamante è semplicemente return result, e questo è facile. Ovviamente questo result dovrà essere inizializzato, quindi all'inizio dovrò dire uguale new linked list di string vuota. All'inizio ovviamente la creo vuota. E poi, se vogliamo, il lavoro più pesante da fare è creare per la prima volta le lettere. Allora dovrò avere una lista di string che sono le lettere, uguale new linked list. Uso una linked list anziché un array list perché l'operazione principale che faccio è quella di cancellare dal mezzo, no? E quindi un array list mi fa male pensare di dover spostare gli elementi dentro l'array. Poco cambierebbe. Quindi io dovrò fare a un certo punto la prima chiamata ricorsiva, no? Che è e i due parametri di questa sono la stringa vuota e le lettere. Questa letters deve essere una collection, anzi una list, che contiene tutte le lettere della parola word che ho indicato qua. Quindi devo fare un micro lavoretto per andare a costruire questa lista. Semplicemente prendo for i uguale 0, 0, punto e virgola, i minore di word.length i++, estraggo un carattere alla volta e lo aggiungo alla collection letters.add word.substring substring i virgola di più 1. Se non sbaglio funziona così la substring. Adesso andiamo a leggere meglio. Substring inizia da specificare e finisce al carattere end index meno 1, ok. Quindi la lunghezza è end index meno beginning index, ok, giusto. E qui ci devo mettere un int, se non è contento. Quindi per ogni lettera della parola word, per ogni posizione i all'interno della parola word, vado a prendere la substring i++, cioè la lettera alla posizione i, e la aggiungo alla collection letter. Perché ho usato substring e non char at? Perché char at mi scriverebbe un oggetto di tipo char, a me serve un oggetto di tipo string. Allora, avrei potuto fare una new string del char at, però substring mi fa già quel lavoro lì. È una string di lunghezza 1. Perché l'ho definita come lista di string e non lista di char. Non ci credo neanche io, ma sembra finito. Non ci credo perché sembra che non abbiamo fatto il lavoro. Dov'è che fai davvero l'anagramma, le permutazioni? Aggiungi delle parole che ti arrivano quasi per magia.
Vediamo se funziona prima di complimentarci con noi stessi. Che culo. È andata bene la prima colpa. Bisognerebbe contare quante sono, dovrebbero essere 24, 4 per 3 per 2 per 1, 4 per 3, sì, 4 per 6 è 24, ce ne sono 6 che iniziano con H, 6 che iniziano con E, 6 che iniziano con L, eccetera. Proviamo a capire passo passo come funziona. Allora, prendiamo una parola magari di 3 lettere, non di 4, prendiamo il nostro dog e andiamo in debug per vedere cosa fa. Qui ce lo facciamo amico. Allora, noi siamo fermi qua. Ma perché con questa risoluzione non vedo mai i bottoni del debugger, maledizione. Questi qua del debugger di Python, ma non quelli di Java. Togli dai piedi. Vabbè, usiamo la tastiera. Ctrl F5. Allora, adesso sono dentro la getAnagrams, che è la funzione pubblica, con la parola dog come parametro. Ok? Vado avanti, creo questa lista letters che per ora è vuota, e poi questo è un lavoro semplice semplice in cui la lista letters via via si accresce e quando ho finito la lista letters contiene gli elementi D, il prossimo è O, il prossimo è G. Quindi questa è la lista letters, D o G, scritta stampata sotto in modo comprensibile. A questo punto entro nella funzione ricorsiva. Qui sono nella prima chiamata, quindi la parola word è vuota, la lista contiene DOG. Size uguale 0 di letters? No, perché ne abbiamo ancora 3 di lettere, quindi andrà nel caso normale. E di queste 3 lettere farà 3 iterazioni, una per ciascuna lettera. Quindi la lettera adesso è la D, la vedete lì sotto scritta in grande. Quindi delle 3 lettere da considerare, D o G, parte dalla D. Costruisce con queste 2 istruzioni questo subset che ha fatto delle 3 lettere, vedete OG sotto, a cui che è stato privato della D, c'è un'operazione da fare con le collection, e voglio dire che se non siete un minimo ginnici con le collection, qua vi perdete a fare loop su loop per prendere gli elementi, copiarli uno per uno, eccetera. Cercate di riuscire a ragionare a livello di insiemi, di liste, non di singoli elementi, perché altrimenti poi ci si perde negli indici, i bachi poi saltano fuori a dozzine. Meno istruzioni scrivete, meglio è.
Dopodiché la chiamata ricorsiva io prendo word, che è la stringa vuota, più letter, che è la stringa che contiene d, e sottoinsieme che contiene og. Entro dentro la chiamata ricorsiva e sono al secondo livello. Guardate qua sopra, questa finestrella che non guardiamo quasi mai, che è lo stack delle chiamate. Abbiamo il main, che è fermo alla linea 10, sulla chiamata getAnagrams. Infatti c'è getAnagrams, che è stata chiamata, qui sono tutte chiamate attive, che è ferma alla linea 18, recurse. Ha chiamato la recurse, la quale, la prima istanza della quale è ferma alla linea 48, che è la sua chiamata ricorsiva. E invece la funzione attualmente in esecuzione è quest'altra recurse, la seconda, che è ferma alla linea 38, cioè proprio all'inizio. In questo caso letters sono 2. Letters di questa funzione è quello che nel chiamante era subset. Il subset del chiamante è diventato letters del chiamato. Il size è ancora 2, quindi andiamo avanti. E quindi anche qua questo ciclo ciclerà sulle due lettere a disposizione. La prima delle quali è la O. Calcoliamo a questo punto il nuovo subset, che conterrà la G solamente, ce l'abbiamo qua sotto, e facciamo ricorsione prendendo la D, che era la word che mi arrivava, più la lettera in questione, che è la O, e lasciando il subset contenere solamente la G. Entro dentro. Se guardo il mio stack, ho a questo punto 3 chiamate ricorsive ad anagram. Sono all'inizio della terza chiamata, in cui word è già DO e letter è solamente G. Size è ancora diverso da 0, faccio questo ciclo, che questa volta mi darà un subset vuoto, e la lettera sarà solamente la G ovviamente, ma faccio ancora ricorsione, e richiamo una funzione ricorsiva per la quarta volta. Vedete che ho 4 funzioni, di cui 4 copie della funzione recurse, di cui 3 appese in attesa di ritorno e una attiva, che è quella più in alto. Quella attiva però ritorna subito perché trova letters con size uguale 0 e vuota, quindi prende word, che a questo punto è dog completo, il primo degli anagrammi, e aggiunge il risultato, che per ora il risultato era una linked list vuota. E dopo che l'ha aggiunta il risultato, esce. Finalmente esco dalla quarta chiamata annidata ricorsiva della funzione. Uscendo dalla quarta mi ritrovo nella terza chiamata. Nella terza chiamata in cui, dove ero fermo? Adesso qui devo andare a recuperare il pezzo di cervello che avevo parcheggiato per un attimo e si ricordava cosa stavo facendo nella terza chiamata. Stavo facendo un ciclo sulle lettere, avevo visto la prima, adesso vedo la seconda. Non c'è la seconda, perché in questo livello le lettere erano solamente la G. E quindi non faccio altre iterazioni, ne ho fatto una, ho fatto la chiamata ricorsiva, alla fine ritorno. Quindi finisce anche la terza chiamata. Sono di nuovo nella seconda, secondo livello. Le lettere in questo caso erano 2. Ho già considerato la prima, farò una seconda iterazione, infatti entro qua dentro, per considerare la seconda lettera. Questa volta la lettera sarà la G. Quindi avrò la terza D più la lettera G e sottoinsieme contiene ancora la O. Cosa ho fatto? Guardiamo il diagramma. Eravamo qui, siamo entrati qui, poi siamo tornati su. Siamo tornati e poi da qui siamo passati a questa
seconda iterazione del caso in cui avevo due lettere. La seconda iterazione scenderò ancora giù di un livello, quindi scendo giù, vedo ancora le lettere, c'è ancora la O da piazzare e quindi la piazzerò, è l'unica da piazzare, scendo ancora e avrò la parola che a questo punto è DCO e letters è vuota. E quindi ritornerò, aggiungerò agli anagrammi questa nuova parola che è DGO. F5. Ho fatto il caso terminale, torno su a questo caso che avevo un figlio solo e quindi non farò la seconda iterazione, esco subito. A questo punto torno su qua e delle due iterazioni che devo fare le ho fatte entrambe. E quindi vedrete che non faccio la terza iterazione del ciclo for, avevo solamente due letters da analizzare. E torno ancora su, a questo punto sono nella prima chiamata. Sono tornato qui. E ho esaurito la prima delle tre chiamate ricorsive che deve fare. E nel frattempo nel result è finito. Dov'è il result? Due parole, dog e DGO. E poi vado avanti così, a questo punto prendo la seconda lettera, qui eravamo nel caso in cui Word era ancora vuota e le lettere erano tutte e tre, la prima l'ho esaurita, prenderà la seconda, la O. Infatti adesso sono nel caso in cui la lettera sia la, è la O, e rifarò lo stesso giochino, questa volta con la parola che contiene la O e le lettere rimanenti che sono la D e la G, eccetera. Nodo per nodo, ovviamente è un po' pedante farlo fino in fondo, però c'è questo sempre salire e scendere, scendo, 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 aggiungo informazioni, trovo la soluzione e la salvo, e poi torno su, e ogni volta che torno su mi chiedo, avevo ancora qualcosa in sospeso da fare, quelle iterazioni sulle lettere? Se sì, le devo completare, se no torno a mia volta su al chiamante. E alla fine, se andiamo avanti avanti, torneremo prima o poi eccoci qua, torneremo, abbiamo finito tutta la ricorsione, torniamo alla funzione pubblica getAnagrams, che a questo punto avrà il risultato completo e lo può restituire al main, che finalmente lo può stampare. Questo Words ce l'ha e lo stamperà. A questo punto è normalissimo, sono nel codice normale umano, non più ricorsivo. Ok? Allora, non spaventiamoci, il codice è di poche righe, è complicato, in realtà non è complicato, è complicato il nostro modo di leggerlo, è il nostro cervello che fatica a vedere in questo modo, su più piani contemporaneamente, lo stesso codice che si sviluppa. Per quello che bisogna andare molto per gradi, molto per passi, diciamo così, abbiamo risolto concettualmente il problema mettendosi dentro questa scatola e dicendo non mi interessa nulla di ciò che sta intorno. Qualcuno mi ha dato questo problema e io devo prendere questo problema e scomporre il sottoproblema. Fine. Quindi metà del lavoro è riuscire a formalizzare il problema, il suggerimento che vi ho dato, prendete una stringa, prendete un insieme di lettere ancora da sistemare. E questa è la parte più difficile, riuscire a capire ad ogni livello come rappresenta il problema. E il problema sarà poi sempre una parte già fatta e una parte ancora da fare, parlando in termini molto generali. E poi non rimane che scrivere il codice per spezzarlo. Ma una volta che è chiaro che cosa sia, noi l'abbiamo, ce la siamo cavate con una frase sola. Prende una per tre lettere, aggiunge la parola e lancia la ricorsione.
È tutto qua. Una volta avendo deciso come, abbiamo, come rappresentare ogni nodo della ricorsione. Poi il resto è contorno, per carità, devo preparare le collection all'inizio per il risultato, per il dato, devo intercettare il caso terminale, ma il resto è più facile. Lo pensiamo dopo, una volta che abbiamo chiaro, che siamo convinti che il passo chiave di ricorsione funzioni. Vi lascio con due spunti. Uno è questo. Abbiamo fatto un programma che funziona ma fa pena. Uno perché sputa fuori anche parole che non esistono. Allora sarebbe carino provare a agganciarlo col programma degli anagrammi, col database del dizionario per filtrare tra gli anagrammi solamente quelli che esistono veramente, come parole del dizionario. E qui lo potete fare in due modi. Uno è, le faccio generare tutte, poi una per una vado a controllare se il dizionario esiste. E quelle che non esistono non le stampo. Fine. Ma il modo più furbo, e anche più difficile, è quello, nella ricorsione, mentre faccio la ricorsione, se mi accorgo che una parola sta iniziando per KZZ, nel dizionario esistono parole, esiste almeno una parola che inizia con KZZ o no? Se no mi posso fermare subito. Perché devo andare a permutare tutte le altre 27 lettere che mi sono rimaste in tutte le possibili combinazioni, quando so già che dalle prime tre non c'è nessuna parola nel dizionario che inizia con quelle tre? Allora posso fare una terminazione anticipata della ricorsione. Non vado fino in fondo perché so già che non troverò niente. Ve lo lancio così, poi si chiama branch and bound questo meccanismo e lo approfondiremo più avanti. Però per dire, quando non devo esplorare l'intero spazio, posso esplorarlo tutto e poi buttare via i pezzi che non mi servono, oppure cercare di fermarmi appena mi accorgo di essere uscito dal seminato. L'altro problema è cosa succede quando ho delle parole che contengono più volte la stessa lettera. Per lui sono lettere diverse e quindi mi stamperà molti duplicati. Ah, non ci credete, lo facciamo calcolare. E dove è andato Eclipse? Se io gli faccio calcolare gli anagrammi di SIS, no, questa, sì, vi accorgerete che ci sono parole, ogni parola c'è due volte, SS e A c'è anche qua sotto. Perché per lui le due S della parola sono due lettere diverse, non sa che sono uguali, per come l'abbiamo fatto. E quindi ogni parola avrà al suo interno tutte le permutazioni possibili delle lettere uguali, delle doppie o triple, peggio ancora. Allora anche qui, come facciamo a evitarlo? Alla fine o a metà? Questo è un po' più difficile questo dell'altro. Perché bisogna distinguere tra di loro cose che in realtà sono uguali. Per oggi siamo a posto, ci vediamo martedì.